Lady Catherine disse che Redham era scappato prima che riprendessimo l'abbazia. Pianse per le cose ignobili che le aveva detto quando la teneva prigioniera. Il modo vile in cui la guardava. Longarm ci parlò del suo castello, protetto nel centro del paese. Disse che finora non era mai caduto a nessun attacco e che dopo il Palazzo Reale era il più forte castello della Terra. Si diceva che il lupo aveva preso il controllo proprio del Palazzo Reale e l'aveva ricostruito alla sua maniera. Eravamo diretti da Longarm e cercavamo un modo per riprenderci il sud dal lupo. Sapevamo che stavamo diventando più forti. Non potevamo cedere ora. Fallirono e abbandonarono tutti. Lo sciacallo disse che dovevano morire. Glielo proibì. Aveva un piano migliore. Disse di prendere i maiali e le loro forze e assalire questo nuovo esercito, distruggendolo. Il castello di Longarm non era impenetrabile. C'era un'entrata sul retro. E se il maiale fosse riuscito a fare breccia e a buttare giù il ponte levatoio, l'esercito dello sciacallo sarebbe potuto entrare e avrebbe potuto ucciderli tutti. Gli dissi che l'unica condizione era il ragazzo. Lo volevo vivo. Mi disse che ero un debole, che ero influenzato dai miei sentimenti personali, che avrei dovuto lasciarli liberi di ucciderlo e farla finita. Ero io al comando. Questa era la mia guerra e volevo finirla a modo mio. Tornato, Sire. Sono così contento di vedere la futura regina sana e salva. Sarà al sicuro qui nella fortezza di Lord Longarm. Si dice che sia inespugnabile. Ai vostri ordini, indicateci il bersaglio. Ai vostri ordini. Siamo in marcia. Cosa desiderate, signore? Spadaccini, avanti! Arcieri, prepararsi! Greta tra le montagne e gli uomini del conte Swinefoot marcino per aprire un secondo fronte. I nemici attaccano! Mio signore, forse potremmo usare un po' del bitume delle paludi del posto per creare delle trappole. È una cosa crudele, ma non viviamo tempi orribili? Siamo sotto attacco! I nemici attaccano! Non potete piazzarlo lì, mio lord. I nemici attaccano! La febbre delle paludi sta colpendo i nostri addetti al bitume, mio lord. Sono tutti ammalati. Non ci sono abbastanza beni. Buongiorno, mio signore. I nemici attaccano! Non potete piazzarlo lì, mio lord.
I nemici attaccano! I nemici attaccano! C'è bisogno di armi, Sire. Combatteremo con ardore! I nemici attaccano! C'è bisogno di popolani, Sire. Sì, Sire. Ai bastioni! I nemici attaccano! Chi sono impazienti. I nemici attaccano. Ci muoviamo. Indicateci il bersaglio. Arcieri pronti. In colonna, in riga. Il morale degli uomini è alto. C'è bisogno di popolani, Sire. Arcieri, prepararsi. I nemici attaccano. Arcieri, in marcia! Siamo sotto attacco. I nemici attaccano. I nemici attaccano. Pronti! Arcieri in movimento! Uomini, distanziarsi! In riga! Ci muoviamo! Arcieri, in marcia! Cosa desidera? Combattimento! Vittoria!